Eccomi, sono arrivato anch'io a Modena, alle mie spalle c'è Largo Muratori, si riconosce perché abbiamo la scultura scolpita da Malatesta che appunto rappresenta proprio l'autore di cui dobbiamo parlare adesso. Ludovico Antonio Muratori, nel caso non l'abbiate capito, quindi nasce a Modena, siamo alla fine del 600, in realtà un piccolo paese vicino a Modena, Vignola, però fondamentalmente studia presso il collegio, il locale collegio dei Gesuiti, grammatica e umanità, quindi subito delle materie importanti e significative, arriva poi a laurearsi in filosofia e diritto, nonostante, non l'ho ricordato prima, i genitori fossero poveri contadini e peraltro analfabeti. La sua vita poi continua, viene ordinato sacerdote nel 1695, questo anno è importante anche perché oltre all'ordinazione sacerdotale ottiene anche la nomina a dottore della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Probabilmente è proprio questo primo lavoro che stimola in lui la sua attività di ricercatore, che da questo momento in poi praticamente lo porterà, sarà l'attività principale a cui lui si dedica. Ricerca e poi diventa anche un editore di documenti storici. Un altro importante incarico di lì a qualche anno gli verrà dato dalla sua città natale, dove regna Rinaldo I d'Este. Torna a Modena infatti nel 1700 con un incarico importantissimo, responsabile degli archivi della Biblioteca Estense di Modena. Tra l'altro in questo periodo, quindi siamo agli inizi del Settecento, gli Estensi sono in, come dire, in lotta per il possesso di Comacchio. In lotta con chi? Proprio addirittura con lo Stato Pontificio. Rinaldo I d'Este punta molto sulla bravura e sulla capacità, sulle conoscenze di diritto del suo responsabile degli archivi e della sua biblioteca, cioè proprio su Ludovico Antonio Muratori, che viene nominato da Rinaldo I d'Este suo consulente giuridico e politico in questa controversia. Cioè la controversia, ribadisco, che oppone il Ducato Estense alla Santa Sede per il possesso di Comacchio. A Muratori quindi spetta fondamentalmente che cosa? No, il compito di cercare, trovare, rinvenire i documenti che giustificano la sovranità degli Estensi su Comacchio e una volta trovati ovviamente anche il compito di organizzare la difesa anticuriale. Il problema, almeno apparente, perché poi vedremo che Ludovico Antonio Muratori ha una soluzione anche per questo problema, è che lui è un sacerdote, quindi sembra che ci fosse un conflitto di interessi. Lui, sacerdote, deve imbastire una difesa per il suo sovrano Rinaldo I d'Este andando proprio contro la Chiesa. Come sacerdote, quindi, come si comporta Ludovico Antonio Muratori? Si comporta nel modo più razionale possibile. D'altronde siamo nel Settecento, il secolo della razionalità, e il comportamento di Muratori è, da questo punto di vista, esemplare. Come sacerdote, dicevo, egli si sente libero di osteggiare la Santa Sede sul terreno giurisdizionale. Quindi, visto che non si tratta di questioni religiose, ma di questioni giuridiche, in questo ambito, nell'ambito giurisdizionale, i diritti della Chiesa sono per lui perfettamente equivalenti a quelli di qualunque altro Stato. Per cui non si pone il problema di essere un sacerdote, perché non sta, come dire, imbastendo una causa per motivi religiosi, ma per una questione puramente giurisdizionale, il possesso appunto di Comacchio. Dalla consultazione di numerosi archivi emiliani, toscani, lombardi e veneti, che Ludovico Antonio Muratori consulta proprio per rinvenire il numero maggiore di documenti che potessero, come dire, convalidare la tesi secondo la quale Comacchio fosse sotto il Ducato Estense, nasce alla fine anche un'opera intitolata Antichità
estensi. È particolare questo modo di lavorare di muratori. Aveva fatto questa ricerca per esigenze pratiche, doveva chiaramente affrontare in tribunale la difesa di Rinaldo I contro lo Stato Pontificio. Unisce, diciamo così, l'utile al dilettevole. Fatta la ricerca per i documenti da portare come testimonianza in tribunale, decide poi di, come dire, pubblicare questi documenti trovati, che appunto in qualche modo ricostruiscono, no, i possedimenti degli estensi, e pubblicare un'opera intitolata appunto Antichità Estensi, che ha un successo strepitoso. Un'opera che nasce, come vi dicevo, casualmente, in seguito a questo incarico che Rinaldo I d'Este gli ha affidato, ma che ha davvero un successo notevole. E questo successo induce Ludovico Antonio Muratori a concepire un progetto molto più ambizioso rispetto a quello delle antichità estensi. Il progetto è quello di, diciamo così, raccogliere tutti i documenti reperibili negli archivi italiani che permettano di ricostruire, chiaramente su basi documentali, quindi attendibili, il più possibile sicure, la storia politica e civile dell'Italia. Questo è un progetto veramente ambizioso, no? ricercare in tutti gli archivi accessibili tutti i documenti che permettano di ricostruire la storia politica e civile dell'Italia negli anni intercorrenti tra il 500 e il 1500, quindi 1000 anni di storia. Nella raccolta di questi materiali, chiaramente, Ludovico Antonio Muratori deve farsi assistere, non può, come dire, perlustrare tutti gli archivi in tutta Italia da solo, quindi si fa assistere da decine e decine di collaboratori sparsi in tutta la penisola, mentre ovviamente la revisione, la catalogazione e la stampa le cura lui personalmente. Lo impegnano a partire indicativamente dal 1721 fino alla morte. Muore a Modena intorno alla metà del secolo, quindi capite, tantissimi anni dedicati a questo lavoro. Sono in tutto 25 volumi. L'ultimo dei 25 volumi di quest'opera, che come vi dicevo nell'introduzione si intitola Rerum Italicarum Scriptores, cioè scrittori della storia d'Italia, appare nel 1751, quindi a 28 anni dal primo volume che era uscito. Quindi postuma, perché lui muore l'anno prima. Oltre a quest'opera, ricordiamo anche gli Annali d'Italia, sono scritti questi in italiano, e rappresentano una specie di sintesi a carattere divulgativo di tutta quell'enorme materia che viene raccolta nei 25 volumi dei Rerum Italicarum Scriptores. Allora, detto questo, vediamo di capire quali siano le caratteristiche di quest'opera fondamentale, perché vi ho detto nell'introduzione che la storiografia nel Settecento ha un nuovo modello, ha una nuova procedura. In particolare, nell'opera di Muratori, l'aspetto più significativo che deve essere messo in luce è la scoperta del Medioevo nazionale. Muratori è uno dei primi che restituisce al Medioevo, che fino a quel momento era stato giudicato come un periodo indegno di attenzione, è il primo a restituire al Medioevo una certa, come dire, importanza, sottolineandone le connotazioni particolari, delineando le caratteristiche peculiari dell'Italia di quel periodo e di conseguenza dimostrando, come dire, l'esistenza di una nazione italiana. Per Muratori il Medioevo è proprio il momento in cui nasce la nazione italiana. Alla storiografia tradizionale,
che fino a quel momento aveva spiegato l'evoluzione della storia secondo, diciamo così, una imperscrutabile, secondo un imperscrutabile volere della Divina Provvidenza, Muratori contrappone invece un metodo molto più realistico e diciamo così scientifico, una logica concatenazione di vicende mosse da ragioni concrete, umanamente verificabili, giudicabili, perché fondamentalmente lui parte dai documenti. Partendo dai documenti è evidente che la storia interpretata come un imperscrutabile volere della provvidenza divina non è più accettabile. Muratori sottolinea che sia necessario utilizzare un efficace metodo d'indagine, che non è certo quello dell'imperscrutabile volere della Divina Provvidenza. Ma fondamentalmente, nonostante poi lui sia un sacerdote, si rende conto che la storia debba essere interpretata come una logica concatenazione di vicende mosse da ragioni concrete, umanamente verificabili e giudicabili.